L'Abruzzo chiederà ufficialmente modifiche al decreto 1.0. No, non solo l'Abruzzo, tutte le regioni italiane. L'Abruzzo e le Marche in maniera particolare, perché il primo effetto applicativo del decreto 1.0 proroghe c'è per una richiesta di stato di emergenza che ha colpito le Marche e l'Abruzzo. Quindi domani ci sarà una riunione in conferenza delle regioni sulla quale si farà il punto su questa cosa qui, però nel frattempo portiamo comunque una dotazione finanziaria iniziale che permetterà di iniziare con quelli che sono gli interventi. A domenica, come tutti sono stati già stanziati i primi 10 milioni di euro. Sì, senza saper né leggere né scrivere, cioè nel senso che il commissario poi entro 45 giorni, il commissario nominato, dovrà fare tutta una serie di adempimenti per la quantificazione corretta. È quello che è accaduto per la regione Sardegna, è una sorta di prassi che viene fatta ovviamente nel momento in cui ci sono alluvioni significative. Ma la regione Abruzzo, oltre a questo, perché questa ordinanza prevederà comunque una partecipazione di fondi regionali per il 60% almeno della somma, ma la regione Abruzzo sta lavorando per trovare un ulteriore stanziamento di circa 10 milioni di euro da mettere poi a disposizione e quindi raddoppiare la risorsa iniziale. Poi tutto quello che verrà sarà frutto di quelle che sono le attività che svolgerà il commissario. Scongiurate il primo di metà, specifiche per le attività pubbliche. È due anni che sto scommettendo per non aumentare le tasse a una regione che aveva tutte le condizioni del dissesto e del disastro. Non le abbiamo aumentate fino adesso, continueremo a cercare di non aumentarle, però se continuano le alluvioni, se continuano le situazioni disagio, se si scoprono altri buchi della sanità, che adesso escludo per la verità, nessuno può dire mai, però io sto lottando con le mani e con i denti per evitare questo fatto e fino adesso ci sono riuscito.